la situazione attuale della montagna è quello che tutti possono vedere, un totale stato di abbandono su Prato Selva, è un periodo di stallo negativo che porta a far sì che Prati Titivo oggi rimanga chiuso. Quindi è quello l'auspicio, che veramente le due stazioni tornino agli antichi splendori. Per quanto riguarda invece la progettazione di oggi delle montagne illuminate, abbiamo presentato noi la riqualificazione di una falesa con un ponte tibetano e un volo dell'angelo, e credo che anche l'altra amministrazione, ma anche lì lavoreremo insieme per far sì che appunto che questi fondi vengano spesi nel miglior dei modi nei nostri territori. Sono 2.400.000 euro che la provincia ha tirato con i fondi del PNRR grazie alla regione Abruzzo, ecco, per il nostro comprensorio della montagna, un progetto di destagionalizzazione turistica, ecco, visto che le temperature aumentano e abbiamo sempre, ecco, meno opportunità di sciare, ecco, si pensa ad un progetto di skyline che unisca i territori di Fano Adriano e di Pietra Camela, oltre a fare un progetto di arrampicata su una parete rocciosa che già è adibita. Ecco, sono progetti importanti per avere un turismo, ecco, 360 giorni l'anno. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissati, oltre in parallelo di sistemare, ecco, 30 anni di storia tra Prati Titivo e Prati Selva per quanto riguarda gli impianti, e speriamo, ecco, di trovare la quadra. Ecco, sono soldi nuovi per interventi nuovi con progetti diversi da quello che sono, ecco, lo sciare nei giorni e nei periodi invernali. Pensare che un paese di 250 abitanti possa lavorare da solo è oggi come oggi una cosa assurda, quindi dobbiamo lavorare con tutti i territori vicinori, con la provincia, con la regione, e siccome il territorio è un territorio interessante da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista, se vogliamo, soltanto esclusivamente turistico, vale la pena fare un progetto condiviso.